CiviLab, il Festival dell'Economia Civile. Si è svolto lo scorso weekend il primo evento dedicato all'economia civile organizzato sul territorio di Napoli, la città dove è nato nel Settecento il pensiero dell'economia civile, che mette al centro dell'agire economico la felicità pubblica, le virtù civiche ed il bene comune. Promosso dal Comune di Napoli, Lega Ambiente Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Università Federico II di Napoli. Due giorni di dibattito che hanno dato vita ad un percorso di cambiamento condiviso nella città, con sei ghetti tematici, ovvero laboratori partecipativi presso gli istituti e le associazioni coinvolte, in cui i giovani hanno dato sfogo alla loro creatività attraverso progetti che sono stati presentati durante la plenaria presso l'Aula Magna dell'Istituto Genovesi all'amministrazione comunale, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e all'assessore ai giovani Alessandra Clemente, che si impegneranno ad attuare. Abbiamo ascoltato il direttore di Lega Ambiente, Stefano Ciafani. Sì, è uno dei tre, diciamo, pilastri di questo tavolo di due giorni che abbiamo costruito insieme al Comune di Napoli e Libera, insieme a tante altre realtà associative che si sono affiancate a questo trittico di sigle che ha cercato di fare su Napoli in questi due giorni una sorta di grande aeroporto di buone idee e fare un vero e proprio hub per richiamare appunto la figura aeroportuale, con tanti gate, quindi con tanti luoghi dove appunto si cercano di far partire quegli aerei che devono promuovere dentro la città di Napoli attività di economia civile. È fatta proprio a Napoli, non a caso, visto che la teoria dell'economia civile, la teoria economica, parte proprio da questa città grazie al pensiero lungimirante che ha anticipato di qualche secolo appunto le teorie successive di Genovesi. Oggi siamo qui proprio nel liceo dedicato a lui e crediamo che da questi tavoli ci siano una serie di proposte concrete che si possano realizzare nella città di Napoli, facendo di questa città una capitale dell'economia di questo tipo. Eh sì, dobbiamo proprio, diciamo, lavorare per fare in modo che i ragazzi del sud Italia, quelli di Napoli ma anche delle altre città o dei luoghi magari più interni, delle aree marginali, non siano più costretti ad essere deportati in altri luoghi, perché c'è lavoro e perché, diciamo, nel territorio del sud queste opportunità non ci sono. Il sud ha una serie di potenzialità che devono essere colte. Bisogna cambiare ovviamente la modalità del vedere queste potenzialità. Questo vale per chi governa il paese, questo vale per chi governa le regioni o chi governa i comuni. Bisogna trovare le soluzioni concrete per permettere ai giovani di poter fare quello che ad esempio si è fatto negli ultimi anni, ad esempio in un settore produttivo molto importante del nostro paese, che è l'agricoltura, che aveva avuto, come dire, un'emorragia fondamentale di posti di lavoro grazie al nuovo modello di agricoltura, ad esempio l'agricoltura multifunzionale, che non produce solo più cibo per esseri umani o per animali, ma produce anche altre cose, produce offerta turistica, produce magari anche energia da fonte rinnovabile, preside il territorio contro il rischio idrogeologico. Ecco, le campagne sono tornate ad essere un luogo in cui i giovani hanno voglia di rimanere, perché i nuovi agricoltori sono giovani anche perché hanno nuove opportunità. Ecco, noi seguendo quel modello dobbiamo fare in modo che le città del sud, a partire da Napoli, possano garantire una strada diversa da quella che si è conosciuta fino ad oggi, e questo è anche l'antidoto migliore per evitare che i giovani più deboli poi finiscano nelle maglie della criminalità e delle mafie.